Oh che bravi, sono proprio fiero di voi. Dopo mesi, anziché dico mesi, dopo anni a fare video per farvi capire l'importanza della pensione, avete finalmente deciso di provvedere alla vostra con un bel fondo complementare. Ragazzi, siete il mio orgoglio. Bene, per ora sono sicuro che avrete un altro grande quesito. Non esistenziale, ma quasi, vero? Ok, va bene Danilo, con tutti questi video mi hai convinto, ma adesso quale fondo scelgo? Ecco qua che con questo video scopriamo quali sono i 5 migliori fondi aperti per rendimento negli ultimi 10 anni. Dopo notti passate a leggere tutte le note informative, le recensioni, le valutazioni, tutte le giornate passate ad andare in banca o all'assicurazione, sentire, scommetto, il cugino, la zia, il papà, la nonna, il collega, mi dite che non avete ancora una risposta, un'idea precisa su quale fondo fare. Tranquilli, tutto normale, per questo oggi voglio dirvi quali sono i 5 fondi migliori per rendimento negli ultimi 10 anni. La classifica non è stata redatta da noi, ma è stata redatta da Mediobanca. Quasi scontato è dire che i migliori si riconfermano i fondi azionari, neanche una posizione per obbligazionari e garantiti, ma attenzione, questi fondi sono caldamente consigliati, nonostante i bassi rendimenti, se ormai vi manca qualche anno alla pensione. Mi raccomando, non vorrete mica rovinare tutto solo per un anno di mercato negativo, quindi attenzione. Quinta posizione per Anima Arti e Mestieri, comparto Crescita, un fondo appunto di Anima SGR dedicato a chi mancano almeno 25 anni per andare in pensione. Si classifica al basso della nostra top 5 grazie ad un rendimento netto su 10 anni pari al 7,5%. Quarto posto invece per Arca Previdenza, che nel 2018 con un capitale di circa 3 miliardi e mezzo di euro è tra i primi fondi pensione per patrimonio. Con la sua linea alta crescita il fondo ha ottenuto su 10 anni un rendimento netto pari all'8%. Pronti ragazzi a salire sul podio? Terza posizione per Allianz Previdenza Linea Azionaria, che batte per un decimale il fondo precedente Arca. Questo fondo ha infatti ottenuto negli ultimi 10 anni un rendimento netto pari all'8,1%. Ma prima di scoprire chi si è distinto nell'ultimo decennio per rendimenti, scopriamo chi è in seconda posizione. Siete curiosi? Anche qui ragazzi, attenzione, la sfida si rifà sui decimali, Siede al secondo posto di nuovo Anima SGR con il suo Arti e Mestieri, sempre con il suo comparto crescita a oltre 25 anni, classe A. La differenza rispetto al suo omologo in quinta posizione è che questo è un fondo destinato solo per adesioni in forma collettiva. Ma qual è stato il suo rendimento? Beh, si guadagna il secondo posto battendo Allianz per un rendimento netto dell'8,2%. Ma ora vediamo chi si merita il primo premio. Ragazzi, rullo di tamburi, la medaglia d'oro dei rendimenti a 10 anni va a Allianz. Non gli è bastato il terzo posto e così ha battuto i competitor prendendosi direttamente il primo posto con il suo fondo insieme Linea Azionaria. In questo grafico potete vedere il rendimento a 5 anni e l'andamento del valore della quota del fondo vincitore. Ma arrivati a questo punto, ve l'avevo promesso, qual è il fondo migliore secondo me? La risposta ragazzi è che se guardo i dati detti fino a qui, la mia scelta non sarebbe nessuno di questi. Come mai? Beh, semplicemente perché prima di scegliere tra questi fondi dobbiamo per forza valutare altri due aspetti fondamentali. Il primo e più importante sono i costi e il secondo è la possibilità di aderire a un fondo di categoria. Infatti ragazzi, se avete un fondo che vi rende su 10 anni l'8% ma ve ne porta via un 5% all'anno per costi vari, mi dite che senso ha scegliere sulla base dei rendimenti? Assolutamente nessun senso. Altra cosa fondamentale per la scelta del fondo pensione migliore è anche valutare se avete la possibilità di aderire a un fondo pensione di categoria che ha costi più bassi e su cui potete ricevere anche il versamento del datore di lavoro. Allora, ora che fondo scegliereste? Punto di domanda. Tranquilli, se avete dubbi fatemi le vostre domande nei commenti e intanto io vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto al prossimo video. Anche perché dai, ormai siate sinceri, ormai lo so che vi siete affezionati a questo tema così importante come quello delle pensioni. E d'altra parte, non è pensare alla pensione un po' la pensione stessa?